Allora, signori, mi sto preparando l'ennè. C'è uno stacco di queste dimensioni, ecco, forse così, di ricrescita, ma stanno virando all'arancione praticamente. C'è tutta l'estate su questi capelli. Fortunatamente non ho doppie punte, ma risultano abbastanza secchini, per cui li devo fare. A me l'ennè serve anche per arginare il problema della cute grassa, che talvolta in alcuni periodi, quando cambia il tempo, tipo o in primavera o in autunno, mi dà qualche fenomeno di dermatite. Io avevo in adolescenza, insomma, degli episodi anche molto esagerati di dermatite. Poi se n'è andata via da sé e poi ho conosciuto l'ennè, anzi in realtà l'ennè mi fu consigliato quando ancora, insomma, c'erano gli ennè un pochino più chimicizzati dalla parrucchiera che veniva a casa della mia mamma, insomma. Perché anch'io sono sempre stata un po' allergica alle attese, chiacchiericci, il gossipare, no? Delle riviste, delle parrucchiere. In più, insomma, cioè, talvolta ci sono anche degli odori che mi danno fastidio, però questo è un altro discorso. Praticamente sto utilizzando l'infuso di frutti rossi della Viviverde, che cioè, appena messi comincia già a fare questo bel colore rosso, bello potente, insomma, e praticamente sarebbe frutti misti, vabbè, comunque sono fondamentalmente frutti rossi. Sto usando questo perché inavvertitamente mi sono macchiata, oh no, è uguale, c'è andata l'etichetta. Mi sono macchiata qualche settimana fa portandomi a letto questo infuso caldo. Mi sono macchiata il pigiama e credo, insomma, non andrà più via quella macchia perché ho provato in tutti i modi a toglierla, ma nonostante, insomma, mille sfregamenti, comunque tende a rimanere lì anche in trasparenza. Quindi, insomma, boh, utilizzo questo qui perché ho visto che potrebbe essere un fissante piuttosto buono.